andare mai sul rec? Sì. Vedere, puoi andare perché come vedi il divano è tutto occupato e non c'è posto per te. Ma guarda che mi fai solo un favore a me. Mi farà un caldo. E buongiorno ciottolini, benvenuti in questo video di Andre senza Andre. Noi siamo Goggo, Sabri, Dante e il capitano della marina militare flottense. Aeroportuale, no? Della flotta marina. Esattamente. E oggi andremo a fare un video orribile che ha inventato Andre, ma proprio il più brutto che voi possiate vedere, perché ha deciso bene di prendere delle foto senza neanche le persone, ma dei paesaggi orribili. Poi foto che ha fatto lui, quindi sarà sicuramente orribile. Ha fatto una vacanza del genere. Cioè, e abbiamo deciso... Hai pagato soldi per vedere quei paesaggi orribili. Stai zitto, che non è mica il tuo video. E abbiamo deciso di commentarle. Quindi, bando alle ciance, iniziamo con la prima foto. Ah, il mare. Ma no, ah, non è lo screensaver. Dai, vieni qua che è il tuo video. Non so cosa stai facendo, quindi boh. Ecco qua. Alla foto. Non hai fatto così cosa mi Allora, Dante, cosa vedi nella prima foto? Il mare, quello che non abbiamo visto per nient'altro. Bella, bellissima. Sai perché ho scelto questa foto? Perché? Non so, secondo te, se non avessi saputo avrei già detto. No, ma aspetta, noi dobbiamo fare un video commentando tipo quella foto lì. Non solo questa? Bella! Aspetta, sono 18. Bella. Ah, però vedi, c'ho anche il nome sopra. Però qua si vede la vastità del... E devo dire una cosa, c'è il pallino verde che è quando c'è il sole. No. Il riflesso del telefono. Bravo. Bravo. Dante lo schifo. E anche lei, guarda, lo piange da quanto fa schifo questa foto. Non ti piace il tramonto? No. Prego, dalla regia, vai con l'RVM. Ah, questa è la famosa galleria Euribia della nostra nave. Bella. È l'unica foto che ho fatto in nave. Bella, carina, che c'è la tizia sotto, cosa stanno facendo? Non lo so, in realtà era per far vedere il soffitto, perché che peculiarità ha quel soffitto? Che cambiava. Perché è fatto di LED, sembra un di vetro ma è un LED. Sì. Per cui cambiava, c'erano le balene. È vero. Bello questo video. Che figata. Dimmi quando esce così sono sicuro di non guardarlo, veramente. Ok, possiamo andare avanti. Andiamo pure avanti. Non so se è bloccato. Non me lo mandi in approvazione. Ah, ah, cosa, perché era in verticale, così lo vedete. Guarda anche Andre, sta guardando cosa faccio. Questa è Gay Ranger, l'ho riconosciuto subito. Questa è la prima tappa orribile che abbiamo. No, non è la prima tappa. Prima tappa, sì. Quella dove ci siamo fatti. Qui ho pagato 394 euro di bus, me lo ricordo perfettamente questo momento, sì. Per vedere il paesaggio che c'è a casa mia. Oltre a quei palazzi lì, cos'è che c'era? Niente, no, tanto adesso. Però io sono andato più nel dettaglio, perché noi abbiamo investito ben 392 per andare a fare questa foto. Per andare a fare questa foto. Però, cioè, non tutti voi potrete dire, cioè, una foto. Beh, verbi poi li mettiamo. Vabbè, poi li metti in foto. Li mettiamo dopo, sì. Grazie mille. Ditemi voi se vi piace. Immagino che da adesso tutte le foto saranno praticamente dentro. No, allora, adesso cambierà tutto. Ce ne siamo andati da Gay Ranger e abbiamo incontrato la cascata. La mamma cascata. Come si chiamava questa? No. Mamma cascata. No. Veramente? Sì, questa, io lo so, veramente. Dall'altro lato di questa c'è la cascata delle sette sorelle. Ma vedi, non mi ricordavo sorelle, mi ricordavo madre. Però. Io ho visto erano più bella questa di qua. Ah, perfetto, meno male. Allora è perché l'ho scelta apposta, l'altra era più brutta. Ci prendiamo ancora un minuto per gustarci meglio questa. Scusa, Andre, potresti venire qua con noi a vedere la cascata? Come se fosse. Grazie. Oh, me si è spento tutto. Ah, però, Jurassic Park. Bellissimo. Sapete perché ho scelto questa foto? No. Perché è l'unica foto di Alesund. Alesund. Perché dove eri quando noi siamo andati ad Alesund? Inizialmente dormivo, poi è successo tipo un mega dramma familiare e nonostante io volessi guardare Alesund e capire un po' cosa c'è in quella città, non ho visto niente. Vabbè, te la riassumo io. Dici? Niente. Praticamente nulla. E tu hai qualcosa da dire? Niente. Sì, è andata a fare la crociera sui fiordi norvegesi. Pensate, in omaggio vi danno anche il Covid, una cosa proprio tutto per pacchetto. Ci siamo tutti il Covid in crociera. Sì. Volete andare alla prossima? Se fate ancora. No, secondo voi la barchetta che cos'è? Ah, una petroliera. Lo so, forse era la mia voglia di andare a vedere. Bella. Poi leggicelo, grazie. Breckefossen. Ma dove l'hai fatta sta foto? Ma questo io so dov'è. Io quando non siamo c'ero. Quasi morti. Esatto, io non c'ero. Questo? Qui. Grazie, l'hai fatto per me per farmi vedere anche. Già è stato perché, cioè, praticamente non respiravo. Quindi. Andre, corri a vedere questa! Questa è bella. Oh, tra l'altro, tutto il racconto di questa giornata lo vedrete nel video di Naz che non uscirà mai. Perfetto. Ma perché ci blocco ogni secondo? Beh, praticamente in questa seconda tappa
siamo andati a vedere questa cascata. Sì, per farlo abbiamo fatto un trekking di 15 ore in verticale. Io no, ero giù col bambino che stava allattando. Sì, io però nello zaino avevo le cose che avevi comprato tu, che potevi tenere. E io la tua giacca e tutto il resto. Sì. Però anche qui abbiamo investito un botto di calorie. Sì. Per cioè, questo scenario. Però qua, qua era bello. Sembra veramente quello di prima con più verde. Esatto, no, con più fatica. Sudore, esatto. Bello, però posso dire che è bello. Carino. Molto carino. Vai, amore. Ma praticamente è finita la crociera, tra l'altro. Sì. Vai, bellissimo. Ma adesso mancano 8 foto, quindi. Ok. Flam. Aspetta un secondo. Dimmi. Siamo solo a 5 minuti, mancano 8 foto. Un attimino, guardiamo il piano. No, ma perché c'è tanto da raccontare in quelle dopo. No, ma quelle dopo. Sì. Ok, ok. Senti, le tracce se andiamo. Sono tracchiate, per di fuori, non c'è che dire. Un attimo, guarda cosa è uscito. Quello che è dentro di fare potresti rassodare le piatti. No, è impossibile. Da un culo a tre culi siamo arrivati. Ok, bellissima. Bella Andre questa. Ah, queste sono delle tecniche. Vuoi indovinare dove siamo arrivati qui? Chi è? Chi è? Qui sei stata morsa da un'ape. Un'ape. E dove è Flam? Era quello di prima. Ma era quello di prima. Ah, ok, qui sono stata punta dall'ape. Okay. E a Kiel non potete immaginarvi cosa c'era. No raga, non potete immaginare cosa è successo a Kiel. La cosa più bella sai cos'è? Che io ho preparato queste foto ma non mi ricordo niente. Kiel, abbiamo bevuto la birra. No, indovinate cosa è successo a Kiel, sì, nei commenti. Ma non c'è nessuna foto insieme quindi non l'ho messa. Ok. Però sì, l'unica cosa che abbiamo fatto a Kiel c'è un signorino. È bere la birra. Ciao. Ciao Leo. È vedere una città urbana normale. Questa è Kiel? Una strada. No, questa è Kiel. Ah beh no, voi siete andati da Praga. Questa è chi è, guarda, c'era che però c'era la bacchia, l'abbazia. Ah sì, perché c'è Nicolo o io, no, chi è Nicolo o io? Tu, non vedi il documento, guarda. Sono io? Sì. Non ho gli occhiali da sole. Ah, è un pezzo di bicicletta. Sei tu, sei tu. No, questo qua sembrava gli occhiali da sole. No, dai, devo andare a fare la cacca. Bene, approfittiamo di questo momento per finire questo video. Ma sei veramente andato in bagno? E niente, è corso via veramente. No, Leo? Ma questo non è neanche confuso questo video, cioè proprio è lineare. Ma come piace a me insomma? Ci guardiamo un film intanto che aspettiamo. C'è la nuova cosa di Lucifer se vuoi. Dante! Ciao Leo! E non dimenticatevi di iscrivervi al canale di Andre per non perdervi altri video come questi. Senti, nella mia testa era carina come idea. Ah, è carina. Nella mia testa. Io lascio andare tanto a fargli la giacca, cioè pesano anche poco. Sì, non so se mi basta la parola. C'ho 20 minuti, quanto caga tua moglie? Non so, dipende da... Questo è per farvi provare il mal di mare che abbiamo provato in barca. Sono tornata. Eccoci per il grazie. Mi sei lavata le mani? Chi è? Chi è? Ascoltiamo tutti. Ascoltiamo la chiamata di Andre. Vai, ciao amore mio. Ciao Topi. Ciao Topi. Su YouTube. Allora, se nei commenti dicono fate il secondo figlio, loro faranno il secondo figlio, mentre tuo figlio sta cantando la vaschetta del cane. Vai, andiamo avanti, intanto c'è la conversazione di Andre sotto. Così almeno chi vuole può concentrarsi sul gossip. Ah, oh, ok. Eravamo rimasti qua che erano. Aspetta! No, ancora. Ma me li sono fatte da sola le treccine qua, sono brava, sì. Sì. Brava. Volevo farti vedere la prossima che questa è l'unica foto, mia della vacanza. Che ho voluto fare io a Kiel. Sì. Esatto. Venuta bene tra l'altro. Sì. Vabbè. Ma lei deve esserci per forza quando festivi. A me sì, è quello il problema. Bello, tua mamma. Ah, questo è per tua mamma. Però qua non eravamo già a Copenaghen ormai. Qua abbiamo lasciato, abbiamo finito la crociera. Sì. Inizia la nostra seconda vacanza. Bello. Dove siamo praticamente tutti malati. Ci è piaciuto di più però probabilmente sì, i 4 giorni a... E almeno siamo mossi, abbiamo fatto 20.000 passi al giorno. È vero. A differenza dei 2 passi... Cosa ci fai in piedi questo? Hai il numero di cammino. E questo l'ho preso perché di fatti mia madre, essendo rosa, non sapeva avesse esportato il suo marchio a Copenaghen. Ma non sapevo i soldi tua madre? Lei, io no. Adesso è a Venezia o a Malta? È a Malta. Adesso è a Malta. No, è a Venezia. È mai finito il giro? No, lui non lo sa. Come no? Ah, perché non lo sa. Ah, ok. Ma andiamo avanti. Beh, questa è bella. Questa come potevi non farla? Ma questa non è la tua foto, è uno screen di Pinterest che ho scaricato. No, mi spiace, questa è la mia foto. Bella, questa è Copenaghen. Già. Devo dire una cosa. Vai. Ho scoperto che Andre a Billund c'è una città di Lego fatta così bellissima. Lo so. Copenaghen è fatta di a Billund. Lego. Sì. A Legoland. E ho scoperto che c'è il volo da Orio. Mm-hmm. Quindi volevo andare io da Orio. Ci
Sono tardi perché sono in avanti e indietro dagli aeroporti in sti giorni. Ma andiamo a vedere le ultime foto. Ne mancano solo due. No. No. Poi ricominciamo da capo. Guarda, la penultima. Boh, questi giardini perché Tivoli. Perché stavo in Giappone? Giardini l'ho Tivoli. L'ho presa apposta per dire, di fatto, l'ultima giornata. La più bella. Che probabilmente che guarda. Chiude tutta, esatto, la vacanza. Non cosa c'entra una foto che hai fatto in Giappone? È Giardini Tivoli. Giardini Tivoli. Ah, non è una foto in Giappone? No. Non ti sfugge niente, no. Ma lei ha osservato bene tutto. Sì, ma... Ah, vicino all'attrazione Montagna Russa, vero? Esatto. Sì. Giardini esatto. Tivoli, il secondo parco più antico del mondo. Voi due, piano. Babau! Scusa, Leo, non ci disturbare, perché... Se qualcuno di voi sta ancora guardando questo video, scriva io. No, scriva a te. Ma Dulce in fondo. Ragazzi, l'ultima foto che per racchiudere, esatto, perché è quella più importante che racchiude tutta la vacanza. Ah no, aspetta, ma chi è quello lì con una mano così? Ai. Non lo so. Ah, non tizio, sappiamo, ok. A caso, ma eccola che arriva. È questa. Mia sorella che ha una si spaccola un dente. Sì. Aspetta, non ha manco i piedi fuori, sennò i feticisti arrivano alla fine per vedere i piedi. Ci penso io. Feticisti, ecco per voi. Cresciuti i piedi. Il cervello che non mi ingrandisce. Ecco per voi, feticisti, questi bellissimi piedi. Me li potete leccare? Sì, grazie mille. Grazie mille. È finito proprio con. Basta che questo video lo chiami. Alla fine Sabri fa vedere i piedi, non sudati. Bella idea, sì. Bella idea. Che schifo, sì. Sì, veramente che schifo. Però parlavi del video di questo. Un po' tante le cose. Mi piace quando le mie idee comunque vengono. Aspetta, comunque. Enfatizzate, valorizzate così. No, siamo già a 64 no, minuti. Siamo soltanto a 4 più 5, fa 9. Esatto, basta. Questa no. Va bene, proprio del culo di Papi. Grazie. Che schifo, Papi, non trovare sul mio divano. Scendi. Mi piace. Noi ci vediamo settimana prossima con un altro video di merda, insomma.